Ancora momenti di tensione al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varese. Tutto è successo nel corso della tarda serata tra il 24 e 25 ottobre. L'attore stava dialogando con altri due inquilini, Alex Schwazer e Angelica Baraldi, quando è intervenuta la collega a dirgli una cosa ben precisa. Lui ha finto di reagire positivamente, ma poi sottovoce ha detto qualcosa di molto forte che ha scatenato la rabbia dei telespettatori. Il video sta facendo già il giro della rete ed è diventato virale. Al Grande Fratello Beatrice Luzzi e Massimiliano Varese non stanno assolutamente vivendo delle fasi semplici, infatti le incomprensioni e i litigi sono quasi all'ordine del giorno. Ed è successo un altro episodio tutt'altro che bello nelle ultime ore. C'è divisione sul web, anche se chi ha condiviso il filmato ha decisamente preso le parti dell'ex protagonista di Vivere. Grande Fratello, ancora tensione tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varese. Mentre i tre stavano parlando in camera da letto al Grande Fratello, Beatrice Luzzi stava per dormire ma sentendo le loro voci non era in grado di riuscirci. A quel punto ha chiesto a Massimiliano Varese di uscire dalla stanza e di continuare il loro discorso altrove per non disturbarla. L'uomo ha detto che lo avrebbero fatto, ma poi a bassa voce si è girato verso Angelica e Alex e ha affermato qualcosa di totalmente differente. Dopo aver detto sì ora andiamo, prego, Varese ha esclamato qualcosa senza farsi sentire da Beatrice. E, come è possibile udire? Ha affermato, le volevo dare una risposta, però me la sono tenuta per me. Le stavo per dire vaff. A quel punto Angelica si è messa a ridere e successivamente non sappiamo cosa è accaduto, anche se presumibilmente saranno usciti dalla camera da letto per riprendere il dialogo lontano dalla Luzzi. E c'è chi ha commentato, che banda di sfigati falliti, proprio facci da schiaffi, se queste sono le persone serie e buone scelte. Mamma mia che sfigati, sono penosi, devono andare tutti fuori a calci in culo, che schifo.